Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il settimanale di TVR Tele Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Il Consiglio in questo momento ha preso un attimo di pausa estiva, ma non mancano gli eventi e in questo nostro appuntamento vi raccontiamo un po' quello che sta accadendo in questo mese d'agosto. Ecco i titoli. È un appuntamento importante quello sul profilo social del Consiglio regionale perché viene pubblicato ogni giorno un piccolo comune per presentarlo d'estate. E poi facciamo il bilancio, l'esito del protocollo d'intesa tra istituzione e ufficio scolastico regionale siglato a inizio anno. E dopo parleremo anche di come ci si prepara per la ripresa del Consiglio regionale a settembre. Il primo tema quindi ci porta a conoscere in modo più specifico i piccoli comuni della Toscana. Quest'estate, fino all'inizio di settembre, il Consiglio regionale pubblica ogni giorno sui propri profili social una foto di un piccolo comune toscano con meno di 1500 abitanti. Far conoscere quindi la Toscana diffusa, quella dei piccoli borghi ricchi di storia, arte e cultura, è all'interno dell'iniziativa dell'Assemblea legislativa che vuole trasmettere un segno di vicinanza e solidarietà ai piccoli municipi in un periodo in cui devono far fronte ogni giorno a tante piccole e grandi difficoltà. Per noi è fondamentale dare voce a chi ha meno voce, quindi l'idea che abbiamo lanciato come Consiglio regionale è quello di pubblicare ogni sera alle 20 sui social del Consiglio il racconto di uno dei nostri borghi più belli. Lo faremo per tutti i borghi della Toscana sotto i 1500 abitanti, saranno 40 borghi che faremo conoscere ancora di più ai tanti turisti che vengono a visitare le nostre città costiere, le nostre città d'arte, chiedendogli anche di andarli a conoscere meglio e visitarli. Ringrazio tutti i sindaci che oggi sono qui insieme a noi. Molti di loro hanno fatto anche tanta strada per raggiungerci e voglio ringraziarli tanto. Il compito del sindaco oggi, specialmente quello di una piccola comunità, è forse il più complicato tra le istituzioni. Sono davvero vicini ai cittadini e quella prossimità richiede anche la nostra vicinanza. Noi a loro dobbiamo fare una promessa, che è anche un impegno, indipendentemente dal colore politico, dalla forza politica a cui si appartiene, che è quello di dire che dobbiamo costruire le condizioni per cui un bimbo che vive in un piccolo borgo ha gli stessi diritti di un bimbo che vive a Firenze o a Pisa. Questo non vuol dire solo diritti alla salute, che sono centrali e fondamentali, ma diritto allo studio, diritto alla connettività. Il futuro passa da tutto questo e oggi questo messaggio va esattamente in questa direzione. È stata istituita la commissione aree interne e oggi c'è anche questa attenzione mediatica sui piccoli comuni sotto i 1500 abitanti, sulle pagine social del Consiglio regionale. È particolarmente importante perché va fatta conoscere la Toscana, quella un po' più lontana, dicevo, da Firenze, una considerazione omogenea del territorio toscano, anche perché quello che abbiamo vissuto in questi anni ci deve insegnare che occorre investire in questi territori e per questi territori dal punto di vista della connettività, dei servizi sociosanitari, dei trasporti. Ci vuole un'attenzione particolare, un riconoscimento per chi decide comunque di vivere in questi luoghi dove stanno tornando anche persone dalle grandi città. L'immagine che sogno della Toscana è quella di una Toscana che abbia la medesima considerazione da parte delle istituzioni e che in questi luoghi veda arrivare sempre più persone per viverci e per lavorarci. Io sono consigliere, ma la mia esperienza viene da un piccolissimo comune della Garfagnana. Sono stato sindaco 15 anni nel comune di Caregine, un comune a 882 metri sul livello del mare sulle Alpi Apuane di 550 anime. Quindi diciamo che trovo in questa nuova legislatura l'attenzione che in qualche modo volevo quando ero sindaco. C'è una grande disponibilità all'ascolto, l'istituzione della Commissione Aree Interne sta facendo un grande lavoro, ottenendo anche dei risultati concreti dal punto di vista, diciamo, dei fondi del bilancio e degli interventi che andremo a fare in questi territori.
i comuni piccoli montani hanno diritto di essere, diciamo così, rappresentati all'interno della regione toscana, in quanto spesso siamo marginali, ma non per questo meno belli, perché soprattutto i comuni, diciamo, dell'interno della regione toscana sono spesso, come Caprese Michelangelo, dei comuni montani che possono dire la loro dal punto di vista della natura, del turismo, della cultura. Pensate che Caprese Michelangelo ha un castello antichissimo dove è nato Michelangelo Buonarroti, con un museo apprezzatissimo in tutto il mondo, quindi molto conosciuto, e siamo anche terra di tantissime case di stranieri che vengono in vacanza nel periodo estivo e invernale. Il problema grosso dei nostri comuni è la popolazione anziana, i servizi sociali che purtroppo ogni tanto stentano, e poi probabilmente c'è anche un discorso che non possiamo, cioè non ci sono industrie, non ci sono, e quindi i giovani, una volta che hanno studiato o si sono laureati, devono cercare lavoro altrove, quindi la popolazione diminuisce. Ora ultimamente abbiamo fatto un bando proprio per cercare di, dando degli incentivi per cercare di far tornare alcune persone, e infatti tra l'altro qualche evidente risultato si è visto. Speriamo nel futuro di fare un'attività anche come questa, e ringrazio appunto, come i colleghi hanno fatto prima, il Presidente Mazzeo e la Regione Toscana in particolare, per questa iniziativa che sicuramente ci darà un lustro anche a noi, perché se viene pubblicato tutte queste immagini che abbiamo già mandato a livello di regione, credo che un ritorno di immagini, un ritorno anche di magari di visitatori, turisti, perché ci abbiamo anche, se siamo piccoli, notevoli opere d'arte, Lorenzetti, insomma, Luca di Tommè, il Crocifisso, insomma, che sono di un valore anche inestimabile, e vengono anche appositamente quelli che amano la cultura a visitare proprio questo museo e questa raccolta d'arte. Noi davvero siamo, come posso dire, davvero i custodi ora di questa montagna, ed è fondamentale, perché poi i problemi che verranno nel fondo valle quasi tutti derivano su dalle montagne, e quindi va davvero fatto molta attenzione, soprattutto ora che vediamo questi cambiamenti del clima, tutte queste problematiche. E quindi niente, veramente è fondamentale che noi abbiamo un occhio di riguardo, perché se vogliamo che da noi ci sia un po' più di ripopolamento, bisogna darsi da fare, insomma, ecco. Noi facciamo tanto per cercare di farci conoscere. L'unico grande obiettivo che abbiamo, ecco, questa iniziativa naturalmente ci dà una grande opportunità, come dicevo, di avere la visibilità in quelle vetrine che solitamente non abbiamo. Chiani è come dicevo, un piccolo borgo medievale dove i medici Riccardi, cioè, avevano in qualche maniera disegnato il marchesato ai Riccardi, che abbiamo qui davanti il grande palazzo dei medici Riccardi, e quindi ecco, rappresentiamo un po' anche noi la storia della Toscana, e come tutti i piccoli borghi vorremmo naturalmente avere l'opportunità di essere conosciuti. Grazie. Ed è tempo di bilanci. È stato presentato il risultato di un percorso di collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Consiglio Regionale. I frutti che sono nati da questo protocollo d'intesa firmato a inizio anno per lo svolgimento di attività e iniziative di partecipazione studentesca, cittadinanza attiva e percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali, e l'orientamento con durata triennale come strumento per rendere stabile la collaborazione tra istituzioni e l'ente. Oggi presentiamo una serie di progetti che sono estremamente interessanti per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, perché riguardano tutti gli ambiti della formazione, perché passiamo, collegandoci anche a quello che poi è il PNRR, perché passiamo dal digitale alle competenze di cittadinanza. E quindi ci muoviamo attraverso una serie di progetti che riusciamo a realizzare grazie all'attenzione e al contributo intelligente del Consiglio regionale per la Toscana, che ha colto questa necessità e l'ha messa a disposizione della scuola. Quindi noi ci troviamo veramente a presentare dei progetti sulla didattica digitale, a presentare dei progetti sulla partecipazione attiva alle istituzioni da parte dei nostri giovani, alla consapevolezza dei giovani per le attività di partecipazione alla vita della scuola, in proiezione
della vita poi sociale che dovranno sviluppare e che sviluppano parallelamente. E l'altra cosa estremamente importante è che ciascuna iniziativa è fatta insieme a partner altamente qualificati. Quindi andiamo ovviamente dal Consiglio regionale, ma poi passiamo attraverso tagliando con l'Ordine dei giornalisti, con l'Università di Firenze, con ICON, con Google for Innovation. Cioè, ci muoviamo su un partenariato che dà non solo una visibilità alle attività dei nostri ragazzi, ma gli dà anche qualità e forza nella proposta innovativa. Si parla di giovani soprattutto, è stata una scelta che ha segnato questa legislatura, quella di dare il sostegno ad iniziative che riguardano le nuove generazioni. In questo caso presentiamo un progetto bello, importante, innovativo, costruito insieme all'ufficio scolastico regionale. Ringrazio il dottor Pellecchi e il dottor Curtolo per un lavoro importante che è stato messo in atto. 6 progetti che pongono i giovani al centro. Ho voluto con forza riaprire le porte del Consiglio regionale alle ragazze e ragazzi più giovani delle nostre scuole per cercare di raccontare come si predispone una legge, quali sono gli atti normativi su cui lavoriamo, il valore e il simbolo del Pegaso, portare le costituzioni nelle scuole, lavorare sulla costruzione di un nuovo paradigma con cui i ragazzi possano affrontare l'ingresso nella società civile, e a ognuno di loro dare gli strumenti da portare nella cassetta degli attrezzi. E questa è una sfida bella, abbiamo bisogno dell'ufficio scolastico regionale perché solo insieme a loro possiamo raggiungere tante ragazze e tanti ragazzi più giovani e permettergli di diventare cittadini attivi. Se solo riuscissimo a coinvolgere 10 ragazzi in più e far diventare 10 cittadini attivi in più, avremmo svolto un lavoro importante che dà il segno di quella che è la nostra idea di Toscana. E come abbiamo detto, il Consiglio regionale ripartirà a settembre, nello specifico l'8 di settembre ci sarà la prossima seduta d'aula, e allora ascoltiamo da alcuni consiglieri quelle che sono le priorità proprio alla ripresa dei lavori a settembre. Ma a settembre il Consiglio regionale dobbiamo avere il coraggio di affrontare la programmazione dei prossimi anni, nel prossimo piano regionale di sviluppo dobbiamo definire le linee strategiche, dobbiamo assegnare ai territori le compensazioni di quelle risorse che il PNRR non ne avranno beneficiato del PNRR, su questo affrontare un DEF e trovare delle misure in grado di dare una risposta importante in termini finanziari alla crisi, all'inflazione, alla questione di carattere energetico, al piano dei rifiuti, fare della nostra regione una regione che abbia coraggio di fare sviluppo, ma di credere nella sostenibilità, ma dare queste grandi risposte, da una parte quella energetica, da una parte dare una risposta sociale alle famiglie che sicuramente troveranno a vivere una fase molto complessa, e soprattutto accelerare sugli investimenti in termini infrastrutturali. Quindi insomma io credo che a quel punto saranno trascorsi 2 anni di questa legislatura e ci sarà da cambiare marcia per arrivare a fare, diciamo, nei prossimi 3 tutto quello che ci siamo detti di voler fare in questo mandato. Dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati generali della sanità, perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola, e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque si hanno bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati. Detto questo, anche gli ospedali sono in gravi criticità. Pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire alle criticità del caldo, fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere. L'altro punto che va sicuramente analizzato sono le comunità energetiche. Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa e che ha già superato, diciamo, dei primi passaggi per quanto riguarda la coerenza e gli obiettivi. Ecco, quello credo che sia una cosa che debba essere immediatamente messa in pista, per la quale non accetteremo delle pause, e la scuola, che anch'essa rischia di essere una cenerentola. Dobbiamo garantire un ritorno sicuro e tranquillo ai nostri ragazzi nelle scuole. Settembre storicamente è il mese del rientro al lavoro, del rientro a scuola, quindi assolutamente priorità a questi due mondi, al mondo del lavoro e al mondo della scuola, e a ciò che fa da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ovvero il trasporto pubblico locale, che è tema regionale, che è un tema
tosto, perché è un tema difficile. La gara, famosa gara che ha visto iniziare il lavoro di Autolinee Toscane, sta portando una sequela di disastri nella nostra regione, sia da un punto di vista di chi in Autolinee Toscane lavora, sia da un punto di vista di chi con Autolinee Toscana vive, quindi gli utenti, coloro che ne fanno utilizzo. Sperando di poterci concentrare sulla scuola, sul lavoro e sul trasporto pubblico locale e non nuovamente sulla sanità, o meglio, ci si possa concentrare soltanto sulla sanità ordinaria e non su una nuova emergenza da coronavirus. Intanto dobbiamo stare attenti a cosa succederà sul trasporto pubblico locale, perché dobbiamo garantire ai nostri ragazzi di poter usufruire del trasporto pubblico per andare a scuola. Siccome abbiamo notizie poco certe sulla garanzia del servizio, io credo che questo sia un tema fondamentale da affrontare quest'estate. Altro tema ovviamente sono le liste d'attesa alla sanità, che è in sofferenza ormai non da oggi ma da tanto troppo tempo. È ovvio ed evidente che ci rimane aperto il gap delle infrastrutture e i fondi che arriveranno a livello europeo. Noi abbiamo ben chiaro che i soldi stanno per arrivare, tra l'altro come sappiamo sono fondi che poi dovremmo restituire all'Europa e dobbiamo monitorare che non scappino, che non vengano gestiti male. E per questo nostro appuntamento di informazione politica è tutto, anche noi ci congediamo da voi, ci ritroveremo appunto a settembre per aggiornarvi ancora una volta sui lavori del Consiglio regionale. Grazie quindi per aver scelto e seguito, e vi aspetto sempre qua dentro il Consiglio.